Ci troviamo sugli Appennini, nel cuore della Toscana più suggestiva, il Mugello. E più precisamente nella frazione di Panna, dove nasce l'omonima acqua minerale. Fin dai tempi del Rinascimento, Acqua Panna sgorga in una cornice ideale di circa 1300 ettari che il gruppo San Pellegrino difende e preserva con la massima cura. Infatti è proprio il territorio da cui nasce Acqua Panna a conferirle un mix unico di sali minerali che la rende diversa da tutte le altre acque minerali. Fiore all'occhiello della riserva è Villa Panna, l'antica riserva di caccia della leggendaria famiglia dei Medici, che risale al Rinascimento. Accanto alla villa sorge oggi lo stabilimento di imbottigliamento che rappresenta un'importante fonte di occupazione per il territorio. Panna appartiene al comune di Scarperia, nome che deve alla sua posizione geografica, alla scarpa, cioè ai piedi dell'Appennino. A rendere ancora più affascinante questo borgo è il Palazzo dei Vicari, che, sorto come fortezza, si tramutò in abitazione del vicario nel 1415. Oltre alle opere architettoniche, questo palazzo custodisce affreschi e araldi. Il Mugello è ricco di bellezze artistiche. A dominare la valle con imponenza e maestosità è il Castello del Trebbio, patrimonio dell'umanità UNESCO, costruito sui ruderi di una precedente torre feudale, su commissione di Cosimo de' Medici. Spostandoci nel comune di Barberino di Mugello, scorgiamo la Villa Torre Palagio, costruita su una penisola interamente circondata dal lago. Dal 1457 al 1466, nel suo massimo splendore, fu ritrovo di letterati e dotti umanisti al pari di Lorenzo il Magnifico. Nell'Alto Mugello, al di là del crinale appenninico, sorge il comune di Firenzuola. Ebbe origine per volontà di Firenze per tutelare l'importante via di comunicazione che univa Firenze a Bologna. Acqua Panna, proprio come tutti i prodotti enogastronomici del Mugello, deve il suo sapore unico a un territorio così speciale, ricco di storia e natura incontaminata.